Oggi l'esplorazione dell'universo marino dell'Antartide continua con gli strumenti offerti dall'era spaziale. Usiamo l'elicottero della Calypso per localizzare dall'alto gli animali che riescono a prosperare persino in questo ambiente tanto ostile. Tra gli animali che vivono in Antartide, i più numerosi sono i pinguini. La spedizione Cousteau cercherà di valutare la fertilità dei mari polari, che determina la maggiore o minore diffusione delle varie popolazioni animali. Il teleobiettivo rivela la presenza di colonie di pinguini, centinaia di migliaia di individui. Li chiameremo pinguini, come fanno in tutti i paesi del mondo. In realtà, il nome scientifico dell'ordine al quale appartengono sarebbe sfeniciformi, ma non abbiamo il coraggio di affibbiare loro un nome tanto asettico. 60 milioni di anni fa, le ali dei loro antenati si trasformarono in pinne e i pinguini cominciarono a cercare il cibo nell'acqua. Oggi questi uccelli sono gli unici al mondo ad essersi perfettamente adattati alla vita acquatica. I pinguini, infatti, trascorrono 2/3 della loro esistenza in mare, volando letteralmente in un mare ghiacciato. Al largo della penisola antartica, la Calypso incontra dei pinguini che saltano come focene. Questi animali saranno l'oggetto delle osservazioni di Cousteau e di suo figlio Philippe durante la spedizione della Calypso attraverso il misterioso oceano antartico. Questo film è dedicato ai mari australi, circondati dalle loro torri di ghiaccio, belle come cattedrali. Qui ci troviamo ai confini del mondo. La Calypso esplora le isole situate al largo delle coste della penisola antartica a sud di Capo Horn. Alcuni pinguini si sono imbarcati su un iceberg già parzialmente eroso. Come la vita dell'Antartide, che è venuto a studiare, anche la vita di Cousteau è legata all'oceano. Il comportamento dei pinguini lo ha sempre incuriosito. Dei profondi solchi indicano che questa zattera di ghiaccio viene usata da molto tempo per pescare. I pinguini stanno partendo verso le zone di riproduzione. La Calypso li segue nel loro volo attraverso il mare. Ogni estate in Antartide, quando i ghiacci si spostano scoprendo le coste, i pinguini in età riproduttiva attraversano le onde per ritornare nel luogo in cui sono nati. In acqua, i pinguini sono nel loro elemento.
Grazie alla loro nuotata potente e a questi balzi in verticale, riescono a insinuarsi agilmente sugli scogli affioranti. Sulla terra, invece, questi animali possono sembrare goffi, ma riescono comunque a cavarsela molto bene. Qui non esiste alcuna segregazione. I pinguini antartici, con la loro giugulare, i pinguini di Adelie e i pinguini Papua dal becco rosso, convivono in modo pacifico. Alcuni elefanti marini sonnecchiano sulla riva. Un pinguino sembra chiedersi se per caso non abbia sbagliato indirizzo. A volte un elefante marino di 1500 kg passa come un bulldozer sui nidi costruiti sulla riva. Per evitare una tale catastrofe, la maggior parte dei pinguini nidifica più in alto, sulle colline. Gli ultimi arrivati sulle rocce vengono accolti a colpi di becco. I maschi arrivano prima delle femmine. Seduti sui loro nidi di pietra, vocalizzano perdutamente per attirare la loro compagna. I pinguini sono essenzialmente monogami. La maggior parte resta fedele al compagno nel corso delle varie stagioni degli amori. Sebbene le coppie prendano il mare raramente insieme, la femmina, che ritorna dopo 8 mesi di separazione, riconosce il compagno dalla voce. La riunione non è meno appassionata dei rituali di corteggiamento delle nuove coppie. Più tardi, i loro canti d'amore diventeranno delle ninne nanne. Un maschio di Adelia, dell'età di 3 o 4 anni, celibe, ha ripreso possesso della roccia sulla quale è nato per cercare di crearsi una famiglia. Deve costruire un nido completamente nuovo. Nelle vicinanze, un vecchio pinguino Papua ricostruisce il nido affinché la sua compagna possa deporre le uova. I costruttori di nidi più esperti hanno imparato a guadagnare tempo rubando le pietre ai vicini. Il furto di pietre è un'attività spesso praticata con audace cinismo. Il proprietario ha un bel lamentarsi. L'ostinazione alla lunga paga. Per la sua compagna, l'Arsenio Lupin delle rocce è un ottimo marito. Un giovane maschio di Adelia si avvicina arditamente a Philippe. Quando questi gli offre delle pietre, il pinguino si dimostra esigente nella scelta. Dopo aver trascorso diversi anni dell'adolescenza in mare, deve affrettarsi a costruire il nido prima che tutte le femmine disponibili non siano già accasate. Tanto più che la breve estate antartica, la stagione degli amori, è già in fase avanzata. Il suo zelo sembra essere apprezzato. La ricerca sui pinguini è diretta da Philippe e da Albert Falcot. Un maschio ancora celibe sceglie la pietra che deciderà della sua esistenza, quella da presentare alla femmina.
Se la pietra verrà accettata, il maschio avrà trovato una sposa. Le femmine depongono soltanto 2 uova ogni stagione. I pinguini, inoltre, riescono raramente a formare una famiglia prima di aver raggiunto i 5 o 6 anni. Dato che la durata media della loro vita è di 12 anni, una coppia di pinguini produce circa 12 uova fecondate durante i 6 anni di esistenza in comune. Se il numero delle vittime dei predatori o dell'inquinamento aumentasse, l'avvenire dei pinguini sarebbe in pericolo. Questo pinguino antartico sembra sconcertato. È fiero della sua pietra, ma non riesce più a ritrovare la compagna. I pinguini non si riconoscono dall'aspetto. Per identificarsi, fanno affidamento unicamente sul timbro della voce. Finalmente, il pinguino riesce a localizzare il richiamo della sua compagna. Nella fretta di raggiungerla, però, ha invaso il territorio del vicino. I nidi vengono gelosamente difesi contro qualsiasi intrusione. Il pinguino antartico è il più aggressivo tra tutti i pinguini. Philippe e Albert Falcoux si dirigono nuovamente verso le rocce. Entro 3 settimane i pinguini dovranno aver deposto le uova. Una femmina spinge sotto al proprio corpo il primo uovo, infinitamente prezioso, per tenerlo al caldo. Quando le 2 uova saranno state deposte, i maschi daranno il cambio alle femmine per il primo periodo di incubazione. Mentre essi compiono il loro dovere sul nido, le femmine trascorrono 2 settimane in mare per nutrirsi e recuperare le forze. Per compiere i nostri studi, marchiamo alcuni pinguini con della vernice biodegradabile. La vernice scomparirà da sola verso la fine dell'estate. Questa bella pinguina di Papua non resterà per molto tempo la signora in rosso. La femmina marcata, accompagnata da alcuni pinguini della sua specie, si apre un passaggio attraverso le rocce verso il mare. Sulla discesa di neve si svolge l'allegro slalom dei pinguini. Dopo che le uova sono state deposte, i maschi si occupano della cova, mentre le femmine si recano in mare a recuperare le forze insieme ai maschi delle coppie più precoci, le cui femmine hanno già fatto ritorno al nido. Anche se i pinguini sono dotati di ghiandole per dissalare l'acqua marina, alcuni preferiscono fare il pieno d'acqua dolce ingoiando della neve. La foca leopardo, il principale nemico dei pinguini, attende nei pressi della riva. È proprio vicino al bordo del ghiaccio
dove l'acqua è più torbida, che la foca leopardo ha la possibilità di cogliere un pinguino di sorpresa. Falco salva la pace. La caccia per oggi è sospesa. Una volta entrati sani e salvi in acqua, i pinguini sono troppo agili per essere catturati facilmente dalla foca. Dopo lunghe settimane di digiuno, sono affamati. Conosciamo poco la loro vita in mare, ed è proprio lì che andremo ad incontrarli. Dopo un lungo viaggio, lontani dalle rocce, i pinguini si fermano a riposare come le anatre. Quindi ripartono alla ricerca di cibo. Seguiamo i pinguini mantenendo la loro velocità di crociera, circa 12 km orari. Li abbiamo spesso incontrati a una distanza di 200 miglia dalla costa. Bisogna che questi uccelli di taglia modesta, del peso di soli 5 kg, siano delle macchine termodinamiche di grande efficacia per riuscire a coprire una tale distanza a una simile velocità nell'acqua gelida. Non sorprende dunque il fatto che siano continuamente alla ricerca di cibo. In questa ripresa a rallentatore, possiamo osservare come il pinguino apra velocemente il becco in piena corsa per prendere una boccata d'aria, come un grande nuotatore olimpionico. Calypso si ferma per filmare i pinguini che iniziano la caccia. La velocità e l'agilità dei pinguini sono stupefacenti. A tratti raggiungono una velocità che supera i 40 km orari. Questa agilità in acqua sembra permettere ai pinguini di sfuggire a tutti i predatori. Mentre i pinguini continuano la loro caccia, Cousteau ordina all'equipe di subacquei di prepararsi all'immersione. La missione in Antartide, effettuata in collaborazione con la NASA, si propone numerosi obiettivi. Si tratta principalmente di localizzare le principali risorse di cibo e di vedere come queste vengano usate da alcuni animali, come i piccoli gamberetti di cui si nutrono le balene e i pinguini. Gli uomini seguono i pinguini che sono ora alla ricerca di concentrazione di krill, il loro cibo principale. I pinguini cominciano le immersioni. Per l'equipe di subacquei è il momento giusto per cercare di filmarli mentre mangiano sott'acqua. È ancora una ripresa a rallentatore che ci permette di scoprire come i pinguini nuotino o piuttosto volino sott'acqua, servendosi soltanto delle ali, mentre le zampe vengono usate come timone. Il loro camuffamento è un esempio perfetto di come si possano sfruttare due colori opposti. Per un nemico che si trova fuori dall'acqua, il nero del dorso si confonde con l'oscurità degli abissi marini, mentre il bianco dell'addome, visto dal di sotto, scompare nel bagliore della superficie. Gli occhi, adattati alla visione acquatica, consentono ai pinguini di localizzare il cibo. Un banco di piccoli crostacei di 5 cm di lunghezza, simili a gamberetti, ai quali i balenieri hanno dato il nome di krill. I sommozzatori si voltano per riuscire a fotografare sott'acqua una nuvola di krill che si avvicina. Questi piccoli gamberetti
costituivano il cibo principale dei due animali più grandi del pianeta, le balene azzurre e le balenottere, oggi praticamente scomparsi. Di krill si cibano anche i pesci, gli uccelli marini e le foche, oltre che i pinguini. Considerato come una possibile fonte di proteine anche per l'uomo, il krill entrerà forse un giorno a far parte della nostra dieta. D'altra parte, noi lo abbiamo già assaggiato. Custo tiene una conferenza stampa internazionale attraverso un satellite. Dopo Bernard Mays della BBC, Marion Levenstein di Time Magazine gli chiede se ci siano altri animali, oltre ai pinguini, che traggano vantaggio dal cibo che le balene ormai sterminate non consumano più. Custo precisa che in questa regione dell'Antartide la produzione primaria vegetale è di un'estrema abbondanza. I primi a beneficiarne erano i piccoli crostacei che costituivano il cibo delle balene. Oggi che le balene sono state massacrate, ne restano soltanto il 6%, una quantità notevole dei piccoli crostacei che compongono il krill viene divorata dalle foche o dai pinguini, ma anche da forme di vita inferiori, come ad esempio le stelle marine. E in questo modo si verifica un vero e proprio spreco delle risorse biologiche. I pinguini, ormai sazi, ritornano a riva ai piedi delle loro rocce. Nuovamente ben pasciuti e con il gozzo pieno di krill, risalgono pesantemente il pendio per sostituire il loro compagno nella coda. Al ritorno, una felice sorpresa attende alcuni pinguini. Una femmina antartica coccola il suo piccolo appena uscito dall'uovo. Per nutrirlo, essa rigurgita il krill predigerito. Il piccolo sembra mangiare di gusto. L'esplorazione di Falco tra le rocce lo porta verso i Papua. Un giovane pinguino guarda sua madre che si avvicina. Il maschio, irrigidito dalla lunga immobilità, ritorna a cercare del cibo, mentre la femmina riprende il suo posto sul nido. Falco riconosce la femmina papua che aveva marcato. Essa vocalizza in onore del compagno che sta ritornando. È grazie a questo segnale che il maschio riuscirà a ritrovarla. Il cambio della guardia ci permette di scorgere due piccoli in buona salute e affamati. Alla nascita, i pinguini sono animali a sangue freddo che subiscono molto rapidamente l'incredibile metamorfosi in animali a sangue caldo. La loro temperatura diviene allora uguale a quella del corpo della madre, circa 38 gradi. Non tutti sono così felici sulle rocce dei Papua. 24 ore dopo la nascita del primo piccolo, il secondo uovo di una femmina non si è ancora dischiuso. La femmina cerca di rompere il guscio a colpi di becco. Il piccolo prigioniero è troppo debole per aprire l'uovo e uscire. Finalmente, la madre, preoccupata, riesce a liberarlo con la zampa. Purtroppo, il secondo nato è più debole e spesso non riesce a sopravvivere.
Con i suoi occhi acuti come quelli di un'aquila, uno stercorario o scua plana alla ricerca di una preda tra i piccoli malati e i morti della colonia di pinguini. I pinguini temono tutto quello che viene dal cielo. Vedendo uno stercorario che plana sopra di lei, una madre cerca di proteggere i suoi piccoli. Essa mette in salvo innanzitutto il più forte, coprendolo con il corpo. Quindi, con il becco, cerca di nascondere il malato alla vista dello scua, che continua a planare. I pinguini non possono saperlo, ma lo stercorario svolge in realtà un'utile funzione, sbarazzando le loro colonie dalle uova non fecondate e dai piccoli condannati senza speranza. Siamo in piena estate antartica, quando delle raffiche di neve si abbattono sulle rocce. I piccoli, coperti di lanugine, non hanno ancora le piume oleose degli adulti che li proteggano dall'umidità. Sono ancora vulnerabili alle intemperie e molti moriranno. Un maschio di Adelia raccoglie delle pietre nel fango per ricostruire il nido. I pinguini cercano di rinforzare i loro nidi in un disperato tentativo di isolare i nuovi nati dal suolo inondato. La neve si è trasformata in pioggia. È un momento difficile. I pinguini si affrettano a trasportare le pietre. In mezzo alla colonia in agitazione si aprono la strada verso le loro femmine, che cercano di mettere al riparo i piccoli tremanti di freddo. Tra le rocce, le tempeste antartiche provocano delle vere e proprie catastrofi. È il momento adatto per lo stercorario. I pinguini, con grande senso di solidarietà, si raggruppano ed emettono grida minacciose per tenere il nemico a distanza. Un pinguino di Adelia difende il suo piccolo che si è perduto nell'acqua gelida. A più riprese, lo stercorario viene respinto. Con le potenti estremità delle ali, il pinguino di Adelia è in grado di infliggere un colpo di karate decisivo. I pinguini sono molto coraggiosi. Persino il piccolo morente cerca di reagire. Il nostro pinguino di Adelia difenderà il suo piccolo fino all'ultimo. Gli ultimi segni di vita. Il piccolo respira ancora. Il coraggioso pinguino va a cercare delle pietre per costruire un muro protettivo attorno al suo piccolo. Dopo
Dopo una serie di attacchi respinti, lo stercorario ha localizzato un altro piccolo che è andato a morire più lontano. Con prudenza si prepara ad afferrarlo. Ma è costretto a rinunciare, perché il pinguino, con gli occhi brillanti di collera e le piume del collo rizzate, lo caccia lontano dalla preda. Lo stercorario è ostinato, ma la sua perseveranza è inferiore a quella del pinguino. Il nemico è finalmente costretto a battere in ritirata. Il pinguino di Adelia può finalmente cantare vittoria. Lo stercorario, frustrato, scende in picchiata su Philip, che arriva con della carne cruda. Anche gli squaw hanno dei piccoli da nutrire. L'aquila dell'Antartide è un uccello marino che viene su queste rive aride soltanto per riprodursi. I bocconi offerti da Philip vengono accettati con avidità. Questi uccelli nidificano in coppia. Non essendo organizzati in colonie come i pinguini, gli stercorari e i loro piccoli conducono una vita sempre ai limiti della sopravvivenza. In genere, ogni due uova che si schiudono non sopravvive che un solo pulcino, con le caratteristiche zampe da clown. Passata la tempesta, Falco ispeziona le rocce. Durante la crescita dei piccoli, i viaggi in mare dei pinguini diventano sempre più frequenti. L'appetito dei giovani, infatti, è insaziabile. Dopo il pranzo è l'ora della siesta. Il sole riscalda ora le rocce. Mentre uno dei genitori è partito in mare, l'altro monta la guardia vicino ai piccoli addormentati. L'uno nelle braccia dell'altro, due gemelli dell'età di 2 o 3 settimane dormono placidamente. Ancora 6 settimane e dovranno cavarsela da soli. Tra le rocce, i piccoli hanno cominciato la muta. Le piume lanuginose vengono sostituite da un piumaggio fitto e grasso. Gli adulti devono obbligare i giovani, che ormai hanno quasi raggiunto le dimensioni dei genitori, a muoversi un po' per sviluppare la muscolatura. Un piccolo battito d'ali, ma esse non gli permetteranno mai di volare. Un giovane pinguino reclama del cibo colpendo con il becco la madre. E in questa fase i giovani pinguini sono per la maggior parte pigri e durante la muta se ne restano fermi senza compiere il più piccolo movimento. Un giovane dal carattere troppo indipendente viene ripreso per essersi avventurato troppo lontano. I piccoli hanno una sola preoccupazione, mangiare. Se ne avesse l'occasione, un giovane del peso di 2 chili sarebbe capace di inghiottire in un quarto d'ora l'equivalente del suo peso. Ora ai piccoli viene portato lo stretto necessario per sopravvivere. Questo pinguino è dimagrito per aver rigurgitato troppo cibo da destinare ai suoi piccoli insaziabili. Ora però le razioni vengono ridotte per cominciare lo svezzamento.
pieno di questa scenetta familiare, arriva la femmina papua che era stata ammarcata da Falcò. I genitori nutrono soltanto i loro figli, che riconoscono dalla voce. Alla femmina marcata resta soltanto un piccolo e può quindi nutrirlo senza problemi. Ma quando sopravvivono in due, la competizione tra fratelli diventa accanita. Quello che non è riuscito a mangiare è furioso contro la madre. Freme di rabbia. Per i giovani recalcitranti, il sistema educativo dei pinguini è basato su una disciplina all'antica. L'eccesso di collera di un giovane pinguino disturba gli altri adulti, che intervengono per rimetterlo in riga. Il giovane segue la madre dappertutto. Grida per avere da mangiare. La battaglia per lo svezzamento è cominciata. Al piccolo defraudato, che continua a seguire la madre, si unisce un altro giovane pinguino, suo fratello o sua sorella. L'inverno è in arrivo e la madre conduce i piccoli in acqua per insegnare loro a nuotare e a pescare da soli. Il tempo dei pranzi gratuiti è finito. Il mare cosparso di ghiaccio sotto un cielo plumbeo annuncia giorni più duri. Alcuni piccoli uccelli marini, i petrelli delle tempeste, si nutrono anch'essi di krill. Devono il loro nome, petrelli, al fatto che sembrano camminare sull'acqua come San Pietro. Si rimpinzano per bene prima di prendere la rotta verso mari più caldi. Quando la temperatura si abbassa, i pinguini adulti lasciano la colonia per riprendere il mare in gruppi misti di maschi e femmine. I giovani, ormai indipendenti, restano sulle rocce. I pinguini si lasciano scivolare lungo i versanti rocciosi della collina, che presto saranno sepolti sotto la neve e il ghiaccio. Quando si avvicinano al mare, il loro vero elemento, i pinguini adulti sono al colmo della gioia. Hanno assolto il loro compito, mettere al mondo una nuova generazione. Per 8 mesi potranno folleggiare in acqua, prima di tornare a riprodursi su queste rive. Il comandante Cousteau e Albert Falcò vengono a visitare i giovani pinguini abbandonati a se stessi. Ben presto, l'inverno risveglierà le enormi riserve di ghiaccio del continente e gelerà la superficie del mare per centinaia di chilometri. Sulla riva restano ancora alcuni papua adulti, ma Cousteau ritrova più lontano i nuovi nati che occuperanno da soli, ancora per qualche giorno, le rocce abbandonate. Si avvicina lentamente, ma i giovani fuggono. Thank you.
I pinguini sono forse spaventati dalla sua altezza. Così Cousteau si siede in mezzo a loro. Spera che la loro curiosità naturale li spinga ad avvicinarsi. Al contrario, i giovani pinguini, alcuni dei quali hanno ancora delle piume lanuginose sulla testa e sul collo, si allontanano ancora di più. Cousteau è venuto a registrarne la voce, ma viene accolto dal silenzio. Ricordandomi che i pinguini sono capaci di distinguere i colori, mi domando se non sia il mio giaccone rosso a spaventarli. Così indosso la giacca verde di Dorado per cercare di tranquillizzare gli animali. Resto immobile, mentre il magnetofono continua a registrare. I pinguini sono sempre sulla difensiva. Poi, improvvisamente, manifestano dei segni di interesse. Sembra che i colori neutri non li spaventino. Non so perché, ma tutti questi giovani sembrano provare un immenso piacere a beccare il mio giaccone. Nonostante queste effusioni, sono pienamente cosciente di essere uno straniero nel mondo dei pinguini. Il mare sta gelando intorno alla penisola antartica. Una chiatta scorta la Calypso in direzione sud attraverso i banchi di ghiaccio alla deriva. In lontananza, sotto un cielo carico di neve, Falco distingue dei pinguini su un isolotto di ghiaccio. Questi giovani pinguini di Adelia hanno superato l'esame e possono ora sfoggiare fieramente il loro nuovo vestito. La loro pettinatura alla moicana, unico ricordo dell'infanzia, viene sostituita da un tocco universitario. Una nuova classe è pronta ad affrontare il mondo. Per 3 o 4 anni non ritorneranno più a terra. Spinti dai venti e dalle correnti, faranno il giro dei mari australi, trovando talvolta rifugio su degli isolotti di ghiaccio alla deriva. Poi torneranno alle rocce dove sono nati, per rinnovare il cerimoniale che assicura la continuità della specie. Lasciandosi alle spalle i giovani viaggiatori, la Calypso prosegue la sua rotta verso sud e lungo la costa occidentale della penisola antartica. In alto mare,
incontriamo dei pinguini adulti che gioiscono della loro libertà. Nel secolo scorso, milioni di questi simpatici uccelli marini sono stati massacrati per completare il carico d'olio dei cacciatori di foche. Oggi sono protetti e si moltiplicano. Ma il loro fegato è già attaccato dai prodotti tossici che le correnti trasportano dai continenti sovraffollati fino ai mari dove i pinguini si nutrono. Tutte le acque del pianeta finiscono per mescolarsi. Esiste un solo oceano. Soltanto quando l'avremo capito, potremo proteggere efficacemente il volo dei pinguini attraverso il mare. A bordo della Calypso, il comandante Cousteau continua il suo lungo e a volte pericoloso viaggio verso i confini del mondo. Lungo la rotta, dei banchi di ghiaccio rischiano di intrappolare la Calypso. Attraverso un satellite, Cousteau contatta la NASA per avere le ultime informazioni sul tempo e sullo stato dei ghiacci al sud. Dave Mays, alla stazione radio Goddard, possiede alcune informazioni sulla posizione dei ghiacci. E se la Calypso parte oggi, potrà probabilmente approfittare di queste indicazioni. A est dell'85° grado ovest, il pack si è sbriciolato e sta andando alla deriva verso nord, sulla rotta della Calypso. Gli uomini dell'equipaggio respingono i blocchi di ghiaccio davanti alla prua. Questi blocchi nascondono degli spigoli taglienti come rasoi, che potrebbero sfondare uno scafo che non è dotato di alcuna speciale protezione. Il comandante Cousteau e la sua equipe si preparano ad una nuova e straordinaria avventura.